Scusate ragazzi per gli esperti cantanti, le stonature, ma sono troppo contento. Benvenuti in questo nuovo video, analisi di Milan-Cagliari 4-1. Prima di cominciare ragazzi, vi ricordo di mettere il like, iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. In descrizione i link di tutti i profili social di Milan Insight e vi ricordo di visitare il sito internet www.acmilaninsight.it per notizie in continuo aggiornamento, mercato, pre-post partita, pagelle, tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. Milan-Cagliari 4-1, una partita spettacolare. Una partita perfetta, se non fosse per il gol subito, però una partita dominata dall'inizio alla fine, chiusa già nel primo tempo, una partita durante la quale non abbiamo concesso praticamente nulla, una partita piena di spunti di riflessione che veramente ha donato a noi tifosi tante gioie per una serie di prime volte. Ma andiamo con ordine. Allora, primo gol, punizione di Sandrino Tonali, finalmente ragazzi, con forse un annetto di ritardo, ma l'anno scorso era comprensibile che al primo anno, passaggio da Brescia a Milan, passaggio da un centrocampo a 3 a un centrocampo a 2, emozioni, condizione, preparazione atletica condizionata dalla positività al Covid. Sandrino non è riuscito l'anno scorso a giustificare i soldi spesi per lui e a giustificare anche gli addetti che spesso avevano parlato di Tonali come di un prodigio, di un futuro talento, e parecchi tifosi si erano spaventati. Però quest'anno Sandrino ha cominciato con un altro piede. Ha cominciato già dalla partita con la Sampdoria, dove a parte una piccola parentesi del secondo tempo dove era scomparso, dove però aveva fatto una gran partita. Oggi, ragazzi, una punizione, ma una punizione difficilissima. Perché decentrata, praticamente dal vertice, cioè dall'incrocio, dall'intersezione delle linee dell'area di rigore. Una punizione veramente bellissima e non c'è stato un errore della barriera, non c'è stato un errore del portiere. Una palombella perfetta sotto al 7, bellissima, una bellissima punizione che ci ricorda qualcuno a quale spesso Tonali è stato paragonato, ma lasciamo stare poi chi a volte non si è risparmiato delle frecciatine e delle cattiverie su Milan. Ma comunque, lasciamo perdere. Godiamoci Sandrino che ha cominciato questa seconda stagione in maniera meravigliosa con una punizione e con un gol che difficilmente dimenticheremo sia noi tifosi sia lui, sia Sandrino. Non se lo dimenticherà facilmente questo gol. Pochi minuti, passano pochi minuti, c'è subito il pareggio del Cagliari. Una bella azione da parte del Cagliari con João Pedro che mette questo pallone in mezzo, palombella per De Jola che si inserisce, colpo di testa. Allora, lì Calabria per pura struttura fisica deve concedere dei centimetri a De Jola e quindi ci sta che De Jola lo sovrasti e vada a colpire di testa, però è stato lasciato colpevolmente da solo a marcare due avversari. E quindi magari se gli fosse stato dato un aiuto migliore, più puntuale, avremmo potuto evitare di subire il gol. Poi colpo di testa che Maignan riesce qua, la tocca, riesce quasi a smanacciare la palla che tocca il palo e entra. Non vi nego che quel gol subito a questa maniera, non che mi avesse spaventato, però quando si subiscono dei gol
Poi subito dopo essere andati in vantaggio a quella maniera, palo giusto giusto, maniera beffarda entra un po', fa venire dei sospetti che non sia una serata di quelle, però fortunatamente non è stata una di quelle serate storte. Passano pochi minuti, in 8 minuti ci sono stati 3 gol, tipo una cosa del genere, sì. Passano po a pochi minuti, a trazione Milan, Leao si accentra, tiro che pareva non essere irresistibile, sbatte sul fondo schiena di Brahim Diaz ed entra, spiazzando di fatto il portiere del Cagliari. La Lega al momento assegna il gol a Leao, è chiaro che la deviazione di Diaz sia determinante, vedremo che cosa segneranno, ma l'importante era ritornare subito in vantaggio, perché se non avessimo segnato subito la partita si metteva su certi binari sfavorevoli, poi diventava difficile. Da lì comincia lo show della nostra Tour Eiffel, del nostro Olivier Giroud. Allora, il terzo gol parte da una sgroppata di Theo, che finalmente ha cominciato il campionato, essendo ingiustificato alla prima. Una sgroppata di Theo, palla a Diaz, superiorità numerica. Theo fa un movimento bellissimo a liberare Giroud, il quale, servito da Brahim, tutto solo, la piazza sul secondo palo e timbra il 3-1. Già lì noi tifosi siamo andati in delirio per il debutto ufficiale in casa di Olivier Giroud con gol. Poi c'è anche la doppietta di Giroud arrivata sul rigore procurato dal solito Brahim Diaz, che con un tiro sul quale Strootman alza un po' troppo il braccio, l'arbitro inizialmente, avendo fischiato fallo, ha segnato la punizione. Poi l'intervento del VAR ha rettificato la decisione del signor Serra. E quindi c'è stato questo rigore su quale Giroud, tirato, nonostante il portiere avesse indovinato, è stato tirato in maniera forte, decisa, angolata, 4-1, partita praticamente finita. Da lì è stata pura amministrazione da parte del Milan, secondo tempo con qualche spunto, Milan più volte vicino al quinto gol, Giroud più volte vicino alla tripletta personale, ma comunque poi abbiamo visto una girandola di cambi. Un salvataggio di Maignan sulla punizione di Lico Giannis, a dimostrazione che non si molla mai fino all'ultimo secondo della partita. Le partite si possono sempre riaprire in maniera casuale, in maniera beffarda. E un piccolo cenno sull'entrata a pochi secondi dalla fine di Castiglieco, il quale non so se sia stata la sua passerella di fine rapporto col Milan. Fatto sta che noi di Milanese ci dissociamo assolutamente da quanto accaduto ieri mattina con gli insulti sul profilo di Castiglieco, che è stato costretto a chiuderlo, insulti pesanti, accusandolo di rifiutare le proposte che arrivano, di essere un parassita, di voler rimanere qui. Noi ci dissociamo assolutamente diamo il nostro supporto a Castiglieco, indipendentemente se alla fine resti o vada via. Perché un giocatore può piacere, può non piacere, come gioca, però il lato umano va sempre rispettato. Ricordiamoci che questi in fondo sono dei ragazzi, sono uomini prima che calciatori, e il rispetto viene prima di tutto. Sono troppo contento, ragazzi, per la vittoria, perché è stata una vittoria di quelle. Qualcuno può obiettare e dire: ma era il Cagliari. Ho capito, signori, però innanzitutto la Juve che ha pareggiato in casa con l'Empoli. Esempio eclatante che non esistono partite semplici. L'Atalanta che pareggia in casa col Bologna. Le partite vanno vinte, che l'avversario sia potenzialmente facile o difficile, vanno vinte, vanno giocate e poi possibilmente vinte.
Noi l'abbiamo vinta in maniera netta, chiara, decisa, meritatissima. Sono davvero contento. Ora 2 settimane per puntellare la rosa, appello alla dirigenza nella speranza di trovare questo benedetto trequartista e questo benedetto esterno di destra, che poi sia uno in due, o meglio, che sia due in uno, a noi interessa poco, a noi interessano le intenzioni, interessano il valore, interessa il valore del calciatore che arriverà, che sia Febbre, che sia Corona, che sia altro. Noi siamo qui a supportare sempre il nostro Milan. Poi analizzeremo il mercato alla fine, però lasciamo lavorare la dirigenza in questi 2 giorni e vedremo cosa arriverà. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Ci vediamo qui prossimamente per un nuovo video. Lasciate like, iscrivetevi, sempre Forza Milano.